quei tempi di poter andare a scuola era un lusso. Tanti bambini non ci andavano nemmeno. Noi, dove abitavamo noi, era una frazione del paese, stava un po' fuori mano, quindi era molto difficoltoso. Si faceva 3 km a piedi, strada sterrata, bisognava alzarsi presto la mattina, quasi al buio, per trovarsi all'ora della scuola. Si andava assieme con i fratelli più grandi, portavano con loro e così siamo imparati a scrivere qualche parola in italiano. Lì si parlava tutto in dialetti napoletani, che erano nella zona di Napoli. I primi giorni di scuola sono stata una novità, anche perché avevamo non solo quaderno, una matita e basta. A scuola ricordo che c'erano i banchi belli, grandi, quasi fissi per te, nell'aula. Sui banchi c'era una cavità dove ci si metteva l'inchiostro dentro, il calamaio, calamaio, sì. E c'era la sola maestra, che di solito portava dalla prima, se andava bene, fino alla quinta elementare. Mio padre, che aveva la quarta elementare, aveva fatto la quarta elementare, e con la scuola di allora si imparavano tante cose. Venivano anche dei vicini a farsi scrivere delle lettere, chi aveva il figlio militare, chi aveva da rispondere a qualche cosa, insomma lui faceva quasi da maestro a tutti quanti. Allora la scuola era un po' più rigida, si andava col grembiule, era subito dopo la guerra, grembiule con nastro azzurro i maschi, quello rosa per le femminucce. Quando si entrava in classe, la maestra la prima cosa guardava le mani, se c'aveva le mani sporche, se ti aveva lavato il viso la mattina, se ti trovava pulito andava bene, se no mazzate sulle mani, bacchettate sulle mani. Allora si poteva fare, si usava, anzi, era proprio un obbligo della maestra, ti doveva insegnare a rispettare le regole. Io ho continuato fino alla quinta elementare. Poi dopo per conto mio, ho studiato per conto mio, privatamente ho preso la licenza media.